Ciao e bentornati su Misteri Ricappe Dita. Oggi andrò a spiegare una commedia francese intitolata Serial Teachers. Attenzione spoiler! Buona visione! In una scuola in Francia, l'86% degli studenti si è diplomato con successo quest'anno, che è il record più alto di tutti i tempi. Corrono in giro e ballano, speranzosi per una fiorente vita universitaria. Nel frattempo, al liceo Jules Ferry, l'ambiente è l'esatto contrario. I canali di notizie lo segnalano come il liceo peggiore dell'anno, con un tasso di promossi di solo il 12%. L'ispettore dell'Accademia, il vice-ispettore e il preside sono in riunione, discutendo delle scarse prestazioni degli studenti. Hanno impiegato i migliori insegnanti della città, e anche gli studenti non sono stupidi, il che rende difficile capire le cause del fallimento. Se il tasso di ammissione all'anno successivo non salirà fino ad almeno il 50%, gli sponsor smetteranno di finanziare la scuola e dovrà essere chiusa. Per evitare ciò, escogitano una nuova strategia, che nessuno ha mai provato prima. Vogliono assumere i peggiori insegnanti del paese. Dal momento che i migliori non hanno dato loro i risultati che volevano, sperano che i peggiori facciano la differenza. Ci vengono quindi presentati i suddetti peggiori insegnanti. La prima è l'aggressiva professoressa di inglese, Miss Gladys. È bravissima in quello che fa, solo un po' troppo violenta nei confronti degli studenti stupidi. C'è poi il pigro professore di matematica Cutiro. È così pigro che quando va a pescare i pesci lo trascinano dentro l'acqua. L'insegnante di ginnastica, Eric, usa qualsiasi cosa pesante da sollevare e qualsiasi cosa piatta come un frisbee. Il quarto è l'insegnante di chimica Albert. I suoi esperimenti sono un pericolo per la vita, così come le sue lezioni. Maurice è l'insegnante di filosofia che dice le cose per enigmi e le rende più complicate di quello che sono. Amina è l'insegnante di francese, la più sexy del gruppo. Gli studenti adorano le sue lezioni per i suoi eccellenti metodi di insegnamento, ma soprattutto per gli abiti provocatori. C'è poi Polochon, l'insegnante di storia. È timido e caotico, ed è sicuramente uno che è stato vittima di bullismo al liceo. La squadra dei perdenti entra a scuola insieme, catturando l'attenzione di tutti. Gladys fa la prima lezione e inizia a picchiare i ragazzi con pezzi di gesso all'istante. Sembra che le faccia più piacere bullizzarli che insegnargli. Una delle studentesse è Nectarine, la solita cagnolina dell'insegnante e l'unica che studia. Ha saltato un anno a causa dei suoi voti incredibili e non dimentica di menzionarlo ogni volta che ne ha l'occasione. Ci viene poi presentato il clown della classe che è sempre in ritardo, Bular. Lui entra in aula e diventa immediatamente una vittima dell'assalto di Gladys. L'intera classe è sbalordita dalla sua unica ma per lo più spaventosa personalità. La lezione successiva è quella di Cutiro. Essendo pigro, arriva con 20 minuti di ritardo e impiega altri 10 minuti per scrivere il suo nome sulla lavagna. Si prende quindi una pausa per fumare e rimane fuori fino alla fine della lezione. L'insegnante di storia Polochon entra nell'aula sbagliata e trova la professoressa di tedesco davanti a lui. La scambia per una studentessa e le chiede di unirsi agli altri. Lei prova a spiegare che si sbaglia, ma Polochon non l'ascolta. Dopo aver giocherellato goffamente con le carte e aver parlato di Napoleone per alcuni minuti, gli viene detto che è nell'aula sbagliata, così si scusa prima di correre fuori. Durante la pausa pranzo, Polochon e l'insegnante di tedesco si scambiano sguardi, indicando l'inizio di una relazione romantica. Durante la lezione di ginnastica, il professore fa arrampicare gli studenti sugli alberi senza alcuna misura di sicurezza. Quando si fanno male, liquida il fatto come uno dei tanti problemi che dovranno affrontare nella vita. Arriva quindi il momento preferito degli studenti, la lezione della signorina Amina. I ragazzi la guardano per la prima volta e si dimenticano di battere le palpebre. Quando si gira per scrivere alla lavagna, tutti cadono a terra. Bular arriva un po' in ritardo, ma ha la stessa reazione. Nella lezione di filosofia, l'insegnante mette il suo cappotto sopra la testa di un ragazzo e gli dice che è un attaccapanni parlante. Spiega poi come un appendiabiti non possa parlare per l'intera ora. Infine, nella lezione di chimica, Albert mescola alcune sostanze chimiche, ma a causa di un leggero errore di misurazione l'intera classe viene ricoperta di schiuma. Dopo la scuola, Polochon si avvicina all'insegnante di tedesco e si scusa per il suo errore. La prende anche in braccio, ignaro della corretta etichetta, siccome non ha mai toccato una donna in vita sua. I sette perdenti insegnano agli studenti per una settimana, che è la più caotica nella storia della Jules Ferry. Entro il fine settimana, i genitori arrivano con le lamentele, come che l'insegnante di chimica brucia gli zaini e che l'insegnante di ginnastica ogni giorno manda gli studenti a casa con un osso rotto. Questo è l'ultima goccia per il preside che chiama il vice ispettore dell'Accademia,
ma all'uomo non potrebbe importare di meno di come gestisce la situazione. È stato lui a lanciare l'idea degli insegnanti peggiori, ma il suo menefreghismo fa pensare al preside che c'è un ulteriore motivo dietro di essa. Il giorno successivo, il preside prende in mano la situazione e fa del suo meglio per far insegnare a modo suo. Per prima cosa, incolla i pezzi di gessetti sul tavolo in modo che Gladys non sia in grado di colpire gli studenti. Quando ricorre allo spolverino, il filo attaccato ad esso le colpisce in pieno la faccia. Quando arriva poi la lezione di Kutiro, lui tira fuori una sedia da picnic per riposarsi come al solito, ma questa volta un cortocircuito provoca una piccola esplosione, facendolo sobbalzare. Quando decide di finire prima la lezione, il preside finge di essere l'orologio sul muro e gli ricorda l'ora. Il problema di Poloscione è invece che non riesce a smettere di parlare di Napoleone. Il preside interrompe quindi la lezione con una presentazione PowerPoint sull'argomento che dovrebbe insegnare. Per chimica, vieta tutte le sostanze tranne l'acqua, quindi non si verificano più esplosioni. Per sbarazzarsi degli abiti di Amina, fa rompere il termosifone, così tutti devono vestirsi pesante. Nel frattempo, Poloscione sta ancora cercando di impressionare l'insegnante di tedesco. Chiede ai suoi colleghi aiuto, e loro gli suggeriscono di comportarsi da duro ogni volta che lei è vicino. Poloscione prende sul serio il suggerimento, e finge di essere un tipico ragazzaccio dopo la scuola. Mostra i suoi muscoli inesistenti, e le chiede di uscire per un appuntamento. Tuttavia, si rende conto che sta facendo qualcosa di sbagliato quando lei rifiuta. Arriva poi finalmente la fine del trimestre. Gli insegnanti sono depressi ultimamente a causa di tutte le restrizioni a cui sono sottoposti. Quando il vice ispettore viene quindi per un'ispezione, si lamentano di tutti i loro problemi. Lui vede che il preside è troppo coinvolto nel modo di lavorare degli insegnanti, così dà loro il diritto assoluto di fare quello che vogliono nelle loro lezioni. Ora che il gruppo può fare quello che vuole, i professori non si pongono più un freno. Poloscione insegna Napoleone mentre si traveste da lui, mentre un pigro Kutiro riposa su una maca per l'intera ora. In una delle lezioni di Gladys, Bular tira i capelli di Nectarin facendola piagnucolare. Come soluzione, Gladys gli taglia la coda di cavallo. Dal momento che ha il diritto di fare quello che vuole in classe, il preside non può farci nulla. L'insegnante di chimica trae il massimo vantaggio dalla libertà. I suoi esperimenti diventano ancora più assurdi, e quasi tutte le lezioni finiscono con un'esplosione. L'insegnante di filosofia fa camminare i suoi alunni nudi, per insegnare loro la natura nella sua forma più profonda. Ormai la scuola ha catturato l'attenzione dei ragazzi del quartiere. Sentono storie su un insegnante sexy, sulle classi esplosive e sulle lezioni in cui possono mettersi nudi. In poche settimane, le persone iniziano a irrompere nella scuola per frequentarla e la percentuale di partecipazione sale del 120%. La scuola si trasforma in un club e gli insegnanti si trasformano in celebrità tra i nuovi arrivati. Nel frattempo, Poloscione sta ancora facendo del suo meglio per impressionare l'insegnante di tedesco. Questa volta, tenta di conquistarla fingendo di essere un principe a cavallo, ma il piano fallisce quando l'animale scappa. Con l'avvicinarsi dell'ultimo trimestre, agli studenti in più viene vietato di andare a scuola, mentre gli altri fanno un finto test per prepararsi agli esami finali. Tuttavia, i risultati mostrano che il tasso di superamento è sceso dal 12% al 3%. Gli insegnanti non sanno cosa pensare, e il preside è scioccato dal fatto che il tasso di promossi sia sceso ancora più in basso. Incontra il vice ispettore e gli dice che il suo piano non sta funzionando. Viene quindi rivelato che l'uomo non ha mai voluto che funzionasse. Vuole ottenere il tasso di promozione più basso possibile, in modo che l'ispettore della scuola venga licenziato e possa assumere il ruolo. Sapeva che i nuovi insegnanti avrebbero fallito, motivo per cui li ha nominati. Poloscione ascolta la conversazione e corre dai suoi colleghi per dirglielo. Dopo aver scoperto che sono i peggiori insegnanti della Francia, il gruppo è determinato a dimostrare il contrario. A Poloscione viene quindi l'idea di rubare i test d'esame. Gli altri si uniscono a lui e iniziano a fare un piano elaborato per rubarli. Si esercitano persino a schivare i proiettili, nel caso in cui vengano scoperti. Arriva quindi finalmente il giorno del furto. Il gruppo si unisce a una folla che protesta fuori dal ministero e quando la polizia scaccia la folla, Gladys si sdraia sulla strada e passa inosservata. Mentre lei e Kutiro aspettano fuori, gli altri irrompono nel ministero. Amina distrae le guardie con la sua bellezza, facendo entrare il gruppo nell'edificio e nella stanza protetta. Tuttavia, un problema imprevisto sorge quando la cassaforte ha un lucchetto che necessita di un codice a 6 cifre per essere aperto. All'improvviso, Kutiro entra, dimostrando che non dovevano fare tutto quel lavoro per entrare. Insieme, ragionano sul fatto che il codice debba essere il giorno in cui il ministro ha vinto le elezioni, e ciò si rivela vero. Nella scena seguente,
agli studenti viene chiesto di fare un secondo test simulato. Il gruppo suggerisce quanto siano importanti le domande e fa partire il tempo. Tuttavia, scoprono di aver rubato accidentalmente i fogli degli esami della scuola media. Gli studenti apprezzano comunque lo sforzo che hanno fatto, ma con solo 2 settimane rimaste, tutti perdono la speranza. Poloshon va dal preside con la sua lettera di dimissioni, sapendo che niente aiuterà gli alunni. Mentre esce dai locali della scuola, l'insegnante di tedesco esprime quanto sia delusa da lui per essere scappato via come un codardo. Il suo commento gli fa capire che non è ancora pronto ad arrendersi. Motiva gli studenti e gli insegnanti citando Napoleone e li convince a studiare sodo per le 2 settimane seguenti. A partire da quel giorno, l'insegnante di filosofia beve prima di insegnare, così gli studenti capiscono cosa sta dicendo. Gladys permette loro di indossare i caschi in modo che non si feriscano quando lancia loro dei gessetti, e l'insegnante di ginnastica li allena più duramente che mai. 3 settimane dopo, i risultati vengono pubblicati. Con sorpresa di tutti, gli studenti mostrano il più grande aumento del tasso di promozione, ma raggiungono solo il 49%. Ciò significa che gli insegnanti hanno fallito e la scuola non sarà più operativa. Il vice ispettore festeggia la sua vittoria bevendo davanti al suo capo e rivelando che tutto ciò era un suo piano da sempre. Quando tutto sta andando a rotoli, il preside riceve una lettera che cambia tutto. A causa delle ripetute pessime prestazioni di Bular nella scuola, viene espulso. Un fallimento in meno significa che il tasso di promozione è del 50%, tutto grazie alla stupidità di Bular. Tutti celebrano la vittoria e lo trattano come un principe. Dopodiché, come da convenzione, gli insegnanti possono trasferirsi nella scuola che vogliono, ma decidono di rimanere alla Jules Ferris per la metà degli studenti che non sono passati. Da qualche altra parte, il vice ispettore è in una barca su un fiume pieno di coccodrilli, perché si scopre che è stato trasferito in un villaggio rurale dal suo capo. Nell'ultima scena, vediamo l'insegnante di tedesco baciare Poloshon, prima che facciano una foto di gruppo per l'annuario. Iscriviti per nuovi video come questo, attiva le notifiche e lascia un mi piace e un commento per aiutare il canale. Grazie per la visione!